Arrivano da ogni parte d'Italia per partecipare al Disability Pride di Roma, organizzato anche dall'Associazione Coscioni, la grande festa per i disabili contro ogni pregiudizio. Laura Cason. Ognuno qui ha la sua storia da raccontare, ma l'obiettivo comune è abbattere le barriere culturali, architettoniche e sensoriali affinché ciascuno possa sentirsi parte della comunità in cui vive. Quello che rivendichiamo sono i 50 articoli della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili. Il nostro motto quest'anno è inclusivo presente, perché vogliamo l'inclusione e la vogliamo subito, nel presente. Quello che manca sicuramente è il diritto di essere riconosciuta come persona umana. Le persone con disabilità siamo un po' tutti, sono le donne in stato interessante, sono chiunque ha un passeggino con dei bambini, chiunque è anziano, i bambini, gli obesi e via dicendo. È un problema generalizzato. Dove vive bene una persona con disabilità viviamo sempre meglio tutti, quindi noi come governo ci siamo e ci saremo sempre al fianco di tutto il mondo dell'associazionismo. Il lungo corteo partito dai fori imperiali arriva a Piazza del Popolo per la festa in musica con spettacoli, ospiti, amici, cittadini e tutti coloro che vogliono conoscere il mondo della disabilità. Un mondo che non si piange addosso, ma che con una carica emotiva eccezionale ci porta a capire e a saperne di più.